Nel mondo occidentale la pandemia sembra avviarsi verso la fase endemica, ma la situazione è molto difforme nei paesi in via di sviluppo. Il conteggio delle vittime a livello globale ha raggiunto i 6 milioni, ma il fatto che 1 milione di questi siano avvenuti negli ultimi 4 mesi dà l'idea di quanto il virus sia lontano dal mollare la presa. Dimentichiamoci un attimo il numero di morti confermate per Covid-19, che come noto è di 6 milioni. L'eccesso di mortalità effettivo è vicino ai 21 milioni. In questo numero sono compresi i decessi non diagnosticati, quelli avvenuti fra le mura domestiche, quelli sottostimati a causa della mancanza di test, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. I tassi di mortalità rimangono alti in Polonia, Ungheria, Romania, con l'incognita dell'effetto della crisi ucraina. In Africa, appena il 12,7% della popolazione è completamente immunizzato. Moderna ha annunciato l'apertura del primo impianto del continente per la produzione di vaccini in Kenya, ma non sarà operativo prima del prossimo anno. Si vede ancora gente che va in giro senza mascherina e forse i governi adesso inizieranno a dire che se ne può fare a meno, almeno all'aperto. E chi si è vaccinato è il primo a dire: perché devo rispettare tutte queste regole di distanziamento sociale, dispositivi di protezione? Vogliamo riprenderci la nostra vita. In Oriente, Hong Kong assiste a un incremento di infezioni. Sono 500.000 su una popolazione totale di 7,7 milioni. Anche la Cina continentale è alle prese con focolai in oltre una decina di città.